oggi transennato e a rischio crollo con le impalcature. A proteggerlo. Nel passato un cineteatro, un luogo di spettacolo. Il Politeama per Como ha rappresentato una tappa di fondamentale importanza per il processo di formazione dei luoghi di cultura. Nasce infatti come cineteatro popolare, un luogo di spettacolo. La Bohème di Giacomo Puccini, il giorno dell'inaugurazione, il 14 settembre 1910. Nel corso degli anni il Politeama ha svolto diverse funzioni: teatro, cinema e poi ancora caffè, ristorante e albergo, e infine spazio utilizzato anche per comizi, assemblee e riunioni pubbliche. Chiuso dal 2005, l'ex cineteatro, a parte aver ospitato qualche rara iniziativa a supporto della sua rinascita, il set del film di Paolo Virzì, Il capitale umano, è in costante degrado. Sarà presentato il progetto per il rilancio del Politeama. La destinazione resterà prevalentemente culturale. Sarà creato un edificio polifunzionale in grado di ospitare eventi di arte, ma anche convegni e fiere. Nelle scorse ore il comune di Como è diventato l'unico proprietario del Politeama, oltre 10 milioni di euro, la cifra necessaria per riqualificare l'immobile di piazza Cacciatori delle Alpi. Al momento la via maestra indicata dall'amministrazione cittadina è quella di intercettare fondi e risorse attraverso bandi nazionali. La corsa contro il tempo è dunque appena iniziata.